Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Spoltore, dove questa mattina c'è stata l'intitolazione di una strada del paese all'assessore pescarese Giovanni Contratti, che fu il primo a scoperchiare il velo sulla discarica dei veleni di Bussi e sul sito del polo chimico nel pescarese. Andiamo a vedere il servizio di Paolo Renzetti. La città di Spoltore ha ricordato questa mattina l'ex assessore pescarese Giovanni Contratti e lo ha fatto intitolandogli una via che dal municipio scende verso l'ex convento. Assessore del comune adriatico negli anni 70, Contratti a Pescara salì agli onori della cronaca per aver denunciato per primo l'inquinamento del fiume della Val Pescara, venendo poi emarginato. E sono molto orgogliosa di questo riconoscimento a mio nonno. Il nonno era innanzitutto un medico, molto serio, un bravissimo medico, e aveva portato comunque la sua passione, la sua serietà anche nel ruolo di politico che aveva ricoperto negli anni 70. Purtroppo, diciamo, era una lotta veramente impari contro il colosso Monte Edison. Era stato lungimirante, aveva visto, perché in un periodo in cui non c'era questa attenzione nei confronti dell'ambiente come può esserci adesso, quindi è stato veramente un precursore, un pioniere, ecco, dell'ambientalismo che adesso invece è più sentito. E aveva ragione, effettivamente. Lui diceva, mi ricordo che anche a casa diceva che il fiume era avvelenato, e aveva ragione, e quindi ne vedeva già i possibili grandissimi danni. Lei che ricordo ha di suo nonno? Era un nonno molto affettuoso, giocoso anche, e quindi ne ho un bellissimo ricordo. E poi è proprio la sua passione, i suoi racconti da medico che aveva vissuto un po' di tutto, dall'essere maggiore medico nell'esercito, aveva gestito gli ospedali da campo, quindi fatto le cose più disparate. Aveva ferri chirurgici di tutti i tipi, doveva fatto anche il medico condotto, e i suoi racconti mi hanno talmente affascinato, mi hanno trasmesso la passione per la medicina e sono diventata medico anch'io. Alla cerimonia di intitolazione, presente tra le tante autorità, anche l'ex presidente della commissione d'inchiesta di Bussi, Giovanni Legnini. Dobbiamo essere grati a lui, dobbiamo considerare la sua attività risalente a molti anni fa come un monito per l'oggi e per il futuro, in una fase nella quale la transizione verde, la transizione ecologica costituisce l'obiettivo primario del nostro paese e non solo del nostro paese. In questo momento, dall'esterno, le chiedo, secondo lei su Bussi si sta facendo quello che si dovrebbe fare o si sta perdendo ancora del tempo prezioso? Finalmente pare che la bonifica parte, finalmente. E adesso invece torniamo su quanto accaduto ieri a Montesilvano. In base a quanto trapelato dai rilievi dei carabinieri, è molto probabile che sia avvenuto un femminicidio-suicidio ieri in via Tagliamento. Marito e moglie, ritrovati senza vita, lasciano un figlio di 10 anni che è stato affidato ai servizi sociali in attesa dell'arrivo dei parenti. Nelle prossime ore intanto sarà effettuata l'autopsia su due corpi per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Quella dell'omicidio-suicidio è la pista più battuta dagli investigatori. Emergono nuovi atroci dettagli riguardo il delitto che ieri mattina intorno alle 8:45 si è consumato in via Tagliamento a Montesilvano. I corpi di due persone, marito e moglie, rinvenuti in casa in una pozza di sangue, avevano accanto due coltelli di diverse misure, probabilmente utilizzati in due momenti diversi. La donna, una 41enne addetta alle pulizie, aveva diverse ferite da taglio sulla parte alta del corpo, anche sulle mani, conseguenza forse di un tentativo di difesa. Su di lei anche segni di strangolamento, le sue urla disperate erano state udite dai vicini di casa che per primi hanno lanciato l'allarme. Sembra quindi un caso di femminicidio. L'uomo, un muratore 50enne in cassa integrazione, aveva una ferita all'altezza del petto, forse ha prima ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. Il tutto è accaduto in una decina di minuti, dopo che uno dei due aveva appena accompagnato il figlio di 10 anni a scuola. Il bambino è ora affidato ai servizi sociali in attesa che arrivino i parenti dalla Romania. Saranno loro, insieme a uno psicologo, a dovergli spiegare cosa è accaduto. I genitori erano arrivati in Italia circa 15 anni or sono e dopo tanto lavoro, qualche anno fa, erano riusciti ad acquistare quella casa in via Tagliamento, una stradina dove tutti si conoscono. Per i vicini ieri è stato un fulmine a ciel sereno. Erano
erano brave persone, perfettamente integrate, dice chi li conosceva. Oggi l'autopsia è seguita dal medico legale, il dopo Lidoro è disposta dalla PM Fabiana Rapino. Gli investigatori ora si chiedono il perché di una tale furia, se un perché può esserci. Nell'ultimo periodo il marito era cambiato, forse un po' depresso, raccontano i vicini di casa, magari per le difficoltà economiche, seppure non erano insormontabili, oppure per motivi di gelosia. Non avrei mai voluto apprendere un fatto del genere, ha detto il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis. Una terribile vicenda di sangue che ha sconvolto l'intera comunità. Un dramma, conclude il primo cittadino, che ha spezzato una famiglia segnando inevitabilmente la vita del figlio della coppia. Se le dinamiche di quanto accaduto dovessero essere confermate, questo sarebbe l'ennesimo femminicidio, il 53esimo in Italia dall'inizio del 2021. Andiamo avanti con la cronaca. Gestiva un giro di spaccio di sostanze stupefacenti tra i giovani dell'area Vestina. Per questo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Penne hanno arrestato un ventenne di Colle Corvino con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Nella abitazione del ragazzo i militari hanno rinvenuto 150 grammi di marijuana già essiccata e pronta alla vendita, nonché tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. È un bilancino di precisione. Per il ventenne sono così scattate le manette per detenzione e spaccio di stupefacenti. Nella giornata di venerdì i carabinieri della stazione di Rosciano poi hanno dato esecuzione ad una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Pescara a carico di un 22enne del luogo indagato per minaccia e maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento è scaturito dalle ripetute violazioni della misura cautelare degli arresti domiciliari cui era stato sottoposto. Proseguiamo adesso la pagina sindacale. Diverse aziende abruzzesi delocalizzano dove i costi sono meno onerosi e tutto questo per ottimizzare i profitti. Fari puntati sulla Sevel e sul gruppo Stellantis che ha aperto uno stabilimento in Polonia omologo a quello di Atessa dove si produce il Ducato e anche il segretario della CGIL Landini, ieri a Pescara, ha chiesto con forza al governo una legge contro le delocalizzazioni selvagge. Vediamo il servizio. Una dopo l'altra le grandi aziende abbandonano l'Abruzzo delocalizzando dove fisco e costo del lavoro sono più vantaggiosi. Il timore è che la prossima a levare le tende possa essere la Sevel di Atessa. Il comparto del gruppo Stellantis che produce il Ducato ha aperto uno stabilimento a Gliwice in Polonia dove per la zona economica speciale le aziende godono di agevolazioni fiscali e la manodopera ha un costo inferiore a quello in Italia. La delocalizzazione avrebbe ripercussioni importanti sul mercato dell'automotive in Abruzzo, settore importante per il PIL regionale, su cui già pesa l'incertezza per quanto riguarda il futuro dei motori elettrici e la crisi dei microchip. I record che prima si facevano solo in Sevel adesso saranno divisi in quota parte. Qualcuno ci ha rassicurato che la Sevel resterà stabilimento portante di questo modello di furgone che è stato prodotto, ma noi riteniamo che avere due stabilimenti significa aver perso il monopolio che avevamo come Sevel di Atessa nella produzione di Ducati. Ricordo a tutti che la Sevel rappresenta 20.000 posti di lavoro, ogni qualvolta si apre lo stabilimento, lavorano intorno a questa azienda circa 20.000 addetti, rappresenta il 13% del PIL regionale con la provincia di Chieti che ha un 80% di esportazioni grazie al settore dell'automotive e grazie soprattutto allo stabilimento Sevel di Atessa. Stellantis deve continuare a credere nella storia di questo grande stabilimento, la professionalità, la capacità di fare furgoni con la tipologia di furgone che viene fatto qui in Sevel è unica e irripetibile anche nel settore dell'auto. Per cui noi diciamo a Sevel e a Stellantis in questo caso di investire non solo sugli impianti ma anche sullo stabilimento, perché non saremo competitivi con uno stabilimento innovativo come quello della Polonia, ma certamente come produzione grazie a quei lavoratori. Oggi si è in grado di tirar fuori furgoni innovativi di ultima generazione che danno lustro a un marchio qual è quello di Stellantis. Serve una legge per impedire le delocalizzazioni, ha detto ieri il segretario generale della CGIL Landini, dallo stabilimento Riello di Villanova di Cepagatti, un'altra azienda che ha già acquistato i biglietti per la Polonia. Che è necessario che si avvii una discussione rapida
affinché anche il nostro Paese possa avere una legislazione che in un qualche modo impedisca che semplicemente dalla sera alla mattina le multinazionali possono decidere di chiudere, di delocalizzare le produzioni. E in questo contesto c'è un tema doppio da affrontare, non solo che al limite restituiscono i soldi che hanno ricevuto, ma quando si è in presenza di processi di questa natura, la difesa del lavoro parte anche dal fatto, se necessario e se non c'è la condizione di far cambiare idea alla multinazionale, che la multinazionale sia vincolata a fare in modo che quel patrimonio, quelle attività siano messe a disposizione di attività industriali che diano una continuità e una difesa del territorio. Voltiamo pagina, sono in arrivo 90 milioni di euro per l'adeguamento e il miglioramento sismico di 41 fra caserme ed altri edifici del demanio danneggiati dal terremoto del 2016-2017 del centro Italia in Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria. Lo prevede una nuova ordinanza speciale della struttura commissariale per la ricostruzione. L'importanza e l'urgenza di questi interventi, per cui è stata predisposta l'ordinanza speciale in deroga, scrive la struttura commissariale, dettata sia dal ruolo strategico delle caserme che dal pregio storico ed architettonico di alcune di esse. In Abruzzo gli interventi finanziati riguardano la demolizione e ricostruzione delle caserme dei carabinieri di Montereale, 3,9 milioni per la manutenzione straordinaria della caserma dei Vigili del Fuoco, 2,2 appunto per la caserma dei carabinieri, delle ex carceri giudiziarie e dell'ex ufficio del registro a Teramo, la demolizione e ricostruzione della caserma di polizia penitenziaria e l'adeguamento sismico della stazione dei carabinieri a Sulmona. La realizzazione poi della nuova stazione dei forestali a Castelli e il miglioramento sismico della porzione di convento di San Domenico nel comune di Teramo, sempre di proprietà del demanio. Andiamo avanti ora, cambiamo ancora argomento. A Pescara ci saranno 10 giorni di incontri nelle scuole, testimonianze, film, libri, documentari e spettacoli per non dimenticare e soprattutto educare i giovani al rispetto della legalità. Infatti prenderà il via lunedì 18 a Pescara la 25esima edizione del Premio Nazionale Paolo Borsellino. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Si costruisce partendo dal lavoro sulla cultura della legalità, che è il presupposto in base al quale indirizzare tutti i nostri comportamenti a partire da quelli dei nostri figli. Trasmettere il messaggio e la cultura della legalità all'interno delle scuole e formare in tal senso gli uomini e le donne del futuro. Questa è una delle finalità del Premio Nazionale Paolo Borsellino, arrivato alla 25esima edizione che porterà a Pescara una serie di eventi dal 18 al 29 ottobre. La finalità del premio Borsellino è soprattutto questo, portare dei testimonial, magistrati, investigatori a parlare con i ragazzi, in mezzo ai ragazzi, nel modo più semplice, per trasmettere quelle che sono le idee soprattutto di legalità. Mi piace ricordare che un grande scrittore siciliano di inizio secolo diceva che la mafia sarebbe stato abbattuto da un esercito di maestri elementari, a riprova che la cultura, in modo particolare la cultura della legalità, è fondamentale. E il premio Borsellino è soprattutto questo, l'incontro con i giovani. Le premiazioni si svolgeranno il 29 ottobre presso il Teatro Flaiano di Pescara. Tra i premiati Maurizio Vallone, direttore della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, il procuratore di Catania Carmelo Zuccaro e l'Arma dei Carabinieri. Il presidente del premio, il prefetto Luigi Savina, ha voluto poi ricordare i due magistrati siciliani che hanno dedicato la loro vita alla lotta contro la mafia di Cosa Nostra. Purtroppo soltanto dopo la loro morte sono decollate tutta una serie di norme, di iniziative che poi sono servite a battere Cosa Nostra, perché dopo le stragi del 92, la cattura di Totorina nel 93, la cattura di Brusca, la procattura di Bagarella, di Pietro Allieri, ecco, c'è stata la rivalsa dello Stato. Grazie a quegli strumenti che ci hanno loro indicati, come avevano fatto il maxi processo a Palermo per condannare Cosa Nostra all'intero. Ed ora siamo arrivati alla pagina dello sport. Calcio di Serie C in primo piano. Mirko Drudi e Giuseppe Rizzo salteranno il match contro la Fermana di questo pomeriggio. Il tecnico del Pescara Auteri prova anche il 4-2-3-1 e afferma che la squadra non può più permettersi di buttare via
punti preziosi. Nella fermana forfè di Marchi, convocati Cognigni e Blondet. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Doppio turno casalingo alle porte per il Pescara, 17:30 contro la Fermana, martedì ore 21 contro il Modena. All'Adriatico Cornacchia il Pescara ha vinto solo la prima partita contro l'Ancona, poi due pareggi e una sconfitta. Il Delfino ha fatto meglio fuori, ma per Auteri non c'è un problema fattore campo, semmai quello di non buttare più punti per strada. Credo che la squadra abbia sempre fatto partite giuste, quindi secondo me non c'è un problema casalingo, poi il nostro atteggiamento in casa e fuori non cambia. Poi comunque la squadra complessivamente sta bene, noi abbiamo bisogno di fare punti, quello sì, ma ci mancherebbe altro. Adesso facciamo tre partite in 7 giorni, 2 consecutive in casa, una alla volta, cominciamo a pensare a quella di domani. È chiaro che dopo un paio di pareggi, dopo un paio di risultati che non sono stati ottimali, ma che comunque abbiamo sempre fatto buone partite, perché probabilmente avremmo anche meritato qualcosina in più, però dobbiamo prenderne atto e pensare che adesso è il momento di fare punti, perché i punti non ne dobbiamo lasciare più per strada. E allora proprio i pareggi con Vispesaro e Viterbese devono rappresentare un monito. Il Pescara non è nelle condizioni di sottovalutare un avversario che ha obiettivi di classifica ben diversi e che Auteri presenta così. La Fermana è una squadra consistente, una squadra che è forte agonisticamente, una squadra che ha anche spessore fisico, una squadra che ha anche un buon modello organizzativo di gioco. E poi non lo so, sembra una squadra tipo la Vispesaro, ecco, tanto per stringere un po' il discorso, quindi squadra che è molto, molto solida e molto attenta dal punto di vista difensivo, che magari geometricamente, linearmente non è una squadra che gioca tantissimo, quindi spesso questa palla potrà stare anche in aria, perché il loro modo di giocare prevalentemente è questo, anche quello di andare a giocare sulle seconde palle, quindi ci aspetta questo tipo di partita. Ancora fuori causa Drudi e Rizzo, rientrano dalla squalifica Di Gennaro e Diambò. Il portiere sarà subito titolare. Diambò ha delle chance in caso Auteri opti per il 4-2-3-1, nel caso giocherebbe al fianco di Pompetti con Memuscei sotto punta, altrimenti in caso di 3-4-3 potrebbe finire in panca. In avanti si dovrebbe ripartire da Clemenza e De Marchi, rischia Dursi che potrebbe essere insidiato da Bocic e Marilungo. Auteri fa intendere che l'ex Bari e Catanzaro potrebbe a breve avere un turno di riposo e parla così delle differenze tra i due moduli. Se giochi a 4 nella proposta di gioco a turno, un esterno si alza e l'altro deve stringere. Giocando a 3 l'unica differenza è quella che 3 sono prevalentemente, quindi dal punto di vista difensivo il sistema 3 è un sistema un po' più equilibrato e un po' più attento, perché non c'è l'esterno va, l'esterno stringe. Nella Fermana recuperati Blondet e Cognigni, non ce la fa il centravanti Ettore Marchi, out al pari di Scrosta, Boateng e De Pascalis. Al suo posto potrebbe toccare a Bolsius, direzione di gara affidata a Federico Longo di Paola. E questo pomeriggio in campo anche il Teramo, che riceve il Gubbio nei biancorossi fuori Chieremateng, Trasciani e Rosso. Il tecnico Guidi, ex della partita, dovrebbe lanciare di Dio nel tridente con Bernardotto e Malotti. Sul fronte umbro assenti Migliorelli e Malaccari. Il tecnico Torrente presenta così il match del Bonolis. Incontriamo una squadra, il Teramo è in salute, una squadra che nelle ultime 3 partite ha fatto 7 punti, una squadra che negli ultimi 2 anni ha fatto i playoff, hanno cambiato tanto come noi, loro 15, noi 16 giocatori. È una squadra che da quello che abbiamo visto piace palleggiare, è una squadra che ha delle individualità sia tra i giovani e tra gli esperti di qualità, quindi aspetta una partita difficile. Sì, noi vogliamo dare continuità e soprattutto provare a fare una vittoria fuori casa. Noi con la mentalità è quella di provare a vincere sempre e dappertutto. È stato un inizio, come sapete, di campionato difficile con squadre importanti, qualcun'altra non si
siamo riusciti a trovare il risultato pieno, ci proveremo come nella nostra mentalità a Teramo. Il terreno sì, è diverso, la velocità della palla, i rimbalzi, quindi ci vuole un adattamento veloce. Perché la palla sul sintetico è un sintetico ottimo, lo so, va veloce, quindi dobbiamo essere bravi a adattarci. Caratterialmente sì, anche adesso le squadre hanno grande rispetto di noi e quindi ci aspetta, bisogna essere pronti anche a livello caratteriale, a livello tattico, a livello di gioco, perché tutti vogliono cercare di batterci. E a proposito di Serie C, vi ricordo l'appuntamento di oggi alle ore 17 con l'Abruzzo del Pallone live per seguire le partite di Pescara e Teramo. Andiamo avanti adesso, continuiamo con il calcio ma scendiamo in Serie D. Recanatese Pineto e Porto d'Ascoli Notaresco sono i match di cartello della quinta giornata del Girone F. Contro la San Benedettese ci sarà la prima panchina per il neotecnico del Nereto Bitetto, che ha preso il posto di Senigallesi esonerato. Vediamo il servizio. Non ci sono derby, ma a caratterizzare la quinta giornata di Serie D ci sono tre scontri diretti fra sei delle sette squadre che compongono il drappello delle prime. Alla Riviera delle Palme il Notaresco farà visita alla rivelazione Porto d'Ascoli, reduce dalla vittoria nella stracittadina con la San Benedettese. Anche la squadra di Epifani però sembra in crescita, va verso il recupero Massetti, che però non sarà titolare, nuovo forfè per Loviso, e allora si dovrebbe rivedere all'opera la squadra che ha battuto seccamente il Vasto Girardi con il tridente Pampano Maio Valenti. Al Tubaldi, tana della Recanatese, i padroni di casa riceveranno il Pineto. Entrambe le squadre sono partite male, ma ora sono in serie aperta di tre vittorie. Per Pomante una sfida nella sfida. Dall'altra parte c'è quel Giovanni Pagliari, che lo ha allenato all'Aquila, col quale vinse i playoff di C2 nel 2013 e contro cui ha debuttato da allenatore del Pineto lo scorso marzo. È una partita importante, ma come sono tutte del resto. Sappiamo di affrontare una squadra forte, dobbiamo andare noi lì con la stessa mentalità che stiamo mettendo in campo nelle ultime quattro partite. Giovanni Pagliari lo rispetto tanto, perché per me è stato un maestro sia sul campo ma sia sulla vita, perché a me l'ho avuto 3 anni e mi ha insegnato tanto, ma soprattutto mi ha dato tanto fuori dal campo, perché io con lui ho passato un momento brutto della mia vita con la morte di mio padre, e lui in quel periodo mi ha aiutato tanto. Io ho un grosso rispetto per lui, lo stimo, per me io sono legatissimo a lui. È normale che domani, poi una volta che inizia la partita, siamo avversari e spero di fare uno scherzetto come tu. Trasferta molisana per il Chieti, di scena al Ditella di Vasto Girardi. In settimana i neroverdi hanno tesserato quel Francesco Mele, mediano, che lo scorso anno ha militato proprio nella squadra di Prosperi ed è dunque un fresco ex. Chieti che ha lasciato partire i due centrocampisti Donatangelo e Farindolini e che potrà contare sul sostegno dei suoi tifosi, visto che in pochissimo tempo sono stati polverizzati 50 tagliandi messi a disposizione dei sostenitori neroverdi dalla società del Vasto Girardi. Ancora sul neutro del Mariani Pavone di Pineto, il Castelnuovo si vorrà mettere alle spalle la delusione di Castelfidardo. Squalificato per 2 turni, non ci sarà Marianeschi. Il tecnico Di Fabio si consola coi recuperi di Terrenzi e Ludovici, il primo sicuro titolare. Di contro la matricola Alto Casertano, che ha un solo punto in classifica e che in settimana ha tesserato l'ex attaccante del Matelica, Daniele Fioretti. Chi ritrova il suo stadio è la Vastese, che, terminati i lavori sul manto erboso, all'Aragona attende il Castelfidardo. Il tecnico D'Addario spera che con il proprio campo la Vastese trovi anche la prima vittoria in campionato. Classifica povera con appena 3 punti in 4 giornate. Dubbio Martiniello Alonzi come partner dell'intoccabile Alessandro. A Nereto invece sfida tra squadre in grande difficoltà. Da una parte una San Benedettese ancora in costruzione e con 4 sconfitte al passivo in altrettanti match. Un solo punto per i vibratiani, che in settimana hanno tesserato il 19enne attaccante brasiliano Renato da Silva e soprattutto avvicendato l'allenatore senigallesi con l'esperto Bitetto. Stanno pagando pegno per il ritardo di gestione della squadra. Noi cercheremo di approfittare, però ecco, adesso anche già da domenica, per quel po' di tempo che ho avuto e che avrò a disposizione fino a questa prima partita, cercherò di dare da subito una mia impronta, una mia idea di calcio, e come dicevo prima, un calcio più in verticale che di manovre di possesso.
Il TG6 termina qui, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo ancora una volta alle 17 live l'Abruzzo del pallone per seguire i due match di Serie C di Pescara e Teramo. Grazie per essere stati con noi, buona giornata.